A Famiglia Giovani e Chiesa, spazio di approfondimento, riflessione e testimonianza. Benvenuti a Maria Rosaria Fiorelli e Giovanni Gentili che oggi ci portano la loro testimonianza di famiglia adottiva. Eh, cominciamo a guardare questo libro. Un rapper alieno atterrato nella nostra famiglia. Una storia di una famiglia che ha affrontato l'avventura dell'adozione. Da chi cominciamo? Maria Rosaria? Vuoi iniziare tu? Perché questo titolo? Allora, questo titolo nasce da un post di Giovanni, perché il libro in realtà è nato prima ancora di essere un libro, era il nostro diario, noi eravamo in Colombia e sulla scia di altri amici che avevano condiviso tutto ciò che vivevano, ogni giorno scrivevamo dei post e gli amici rispondevano, gli amici ci accompagnavano, ci sostenevano e quindi eh, alla fine al ritorno poi è stato raccolto in un libro senza peraltro cambiare i contenuti e c'è stato un giorno in cui dopo pochi giorni che avevamo incontrato il nostro secondo figlio per il quale Eravamo andati in Colombia, abbiamo iniziato a sperimentare proprio la sua diversità di noi, la sua alterità. E quindi Giovanni, ad un certo punto, proprio ha scritto: Sembra un rapper alieno, capitato nella famiglia dei Precisini. E quindi si, si è interrogato un po' su tutta questa diversità, una dose di cavallo, da cavallo di diversità che è arrivata nella nostra famiglia. Vi ha un po' sconvolto Giovanni. Assolutamente, poi il, il, il libro racconta proprio questo mese che abbiamo vissuto in Colombia, dove eravamo per eh, portare a termine la procedura di adozione. E quindi, Ulio, quando è arrivato, diciamo, ci ha veramente portato tutta la sua carica di energia sudamericana, voglio dire, rispetto a noi, abbastanza impostata e quant'altro. Quindi, all'inizio è stato questo scontro, incontro con una realtà aliena ma che subito ci ha dato una grande vitalità, cioè ha scombinato la nostra vita, noi abbiamo scombinato la sua, eh, ma da questa diversità nasce proprio la vita, cioè abbiamo visto subito come cambiavamo noi anche più di quanto cambiava lui. Mi raccontavate, penso che poi già l'avventura dell'adozione sia qualcosa che comunque ti costringe a, a metterti parecchio in movimento. Sicuramente, il, a differenza di altre... Come dire, esperienze di genitorialità biologica, noi abbiamo sperimentato un cammino che ha preceduto. E quindi, se da un lato è burocratico e tecnico, quindi è necessario per arrivare a incontrare il figlio, dall'altro è un cammino di coppia, perché la coppia è sempre chiamata insieme. E viene posta di fronte proprio a ciò che sarà, di fronte a se stessa, chi potrà essere davanti al figlio, è veramente disposta ad accoglierlo, si mette in discussione, è motivata, quindi c'è stato tutto un percorso prima che poi ci ha portato ad incontrare nel 2010 Nicola, il primogenito, e nel 2016 Julio. Per tanti è scoraggiante questa anche burocrazia, questi test, questi colloqui psicologici. Sì, è vero, è anche vero che c'è un po' una mitologia, io dico. No? Eh, spesso vengono conosciuti gli aspetti più complessi, più faticosi, a volte scandalistici che fanno parte di questa realtà, ma che non sono l'unico aspetto, perché il cammino è veramente un cammino di coppia, oltre che burocratico, e quindi diventa un avvicinarsi lentamente all'incontro con un'alterità talmente grande che se non ti sei preparato, veramente resti spiazzato. Non ce Però la fai. Molte volte diciamo, fa notizia i diciamo, casi più complicati o drammatici, mentre molte volte è un percorso da iniziare anche come discernimento, nel senso uno si avvicina, noi prima di iniziare il percorso non è che avessimo pensato all'adozione, quindi abbiamo, ci siamo chiariti man mano, quegli incontri servono proprio a aprire il cuore necessariamente prima, perché l'adozione ti impone di riflettere su che cos'è un figlio, che cos'è la genitorialità prima, molti magari. Dire, con una nascita biologica le domande se le fanno dopo. Oltre magari <ride> quando i figli adolescenti. Esatto, va bene quando, quando capita. Quindi diciamo mh, non deve essere un percorso che spaventa, perché eh, tutte le persone che uno incontra sia dei servizi pubblici sia delle delle associazioni che poi accompagnano all'estero, sono lì proprio per aiutare la coppia a crescere per un incontro che è sicuramente particolare, che è anche un aprirsi l'alterità di Julio e anche la sua cultura. Lui comunque ha vissuto degli anni in Colombia e quindi ci porta tutto il suo mondo, che noi abbiamo avuto il piacere anche di incontrare eh, vivendo un mese lì. E poi in questo libro che è proprio graficamente, no, come si, le vostre mail, con anche degli hashtag, con dei... Con dei temi, no? con delle parole chiave, eh, una pagina. 17 settembre, presso Pasto, c'è anche il disegno del posto eh, dove eravate, della giornata significativa che avete vissuto, diario alieno o alieni. Questo. Eh, sì, ad un certo punto ci siamo accorti che nel primo impatto abbiamo attribuito a lui, forse un po' nella nostra natura difenderci, L'idea, cioè l'etichetta di essere alieno, di essere qualcosa diverso dalle nostre aspettative, da, da noi, come eravamo no, un po' abituati. Poi ci siamo accorti in quel giorno, quel giorno siamo andati in un grande santuario e ci siamo trovati immersi nella realtà locale e quindi ci siamo trovati di fronte a degli atteggiamenti che vedevamo nel nostro figlio, ma vedevamo nei colombiani e veramente è stato per noi importante capire che forse gli alieni eravamo noi per lui, perché lui era se stesso secondo la propria esperienza. Noi eravamo Qualcosa di nuovo, qualcuno di nuovo e soprattutto eh, un pacchetto non scelto. Noi ci eravamo preparati a incontrare lui, addirittura avevamo un po' studiato la lingua, un po' cercato no, di prepararci in tutto. Lui si è trovato due genitori bianchi, totalmente nuovi, estranei, con una cultura, delle aspettative e delle caratteristiche e compreso un fratello che non aveva scelto e quindi forse abbiamo veramente quel giorno capito che gli alieni eravamo noi per lui e che dovevamo spostare l'attenzione da ciò che noi ci aspettavamo e da un'idea di integrare lui nella famiglia all'aprirci noi a lui e a quello che lui era veramente sarebbe stato l'unico modo veramente lo è stato nel tempo di, di riconoscere che lui è ok che lui è veramente prezioso e bello per quello che è. E pensate che cosa vuol dire per un bambino di 4 anni improvvisamente trovarsi con due adulti che non ha mai visto, no, che, che non parlano se non poche parole di, di spagnolo e che poi lo portano in un luogo in cui gli odori, i sapori, tutto quello che è l'esperienza quotidiana cambia improvvisamente. Quindi eh, questo però è il miracolo dell'accoglienza. No? Il bisogno del bambino di avere una famiglia talmente grande... Che l'amore supera anche un'esperienza che concretamente è difficile. Forse non l'abbiamo detto, forse ho dimenticato di dirlo. Dunque, lui è con voi da quasi due anni, sì. appunto aveva quattro aveva anni quattro quando anni. è arrivato, e c'è un fratellino invece che è con voi da otto. Da otto anni. E che eh, appunto adesso sono due fratelli che hanno imparato, stanno, si stanno conoscendo. Stanno imparando. <ride> Sicuramente hanno imparato a convivere nel senso. L'esistenza dell'altro e quindi c'è una complicità, c'è un piacere di cercarsi, di giocare, poi c'è la rivalità, c'è la gelosia, c'è tutto ciò che un fratello chiaramente comporta. Però in questi due anni abbiamo visto proprio il passaggio dal primo impatto in cui l'uno guardava l'altro, uno è bianco, uno è di colore, uno aveva le nostre abitudini, l'altro era diverso. Quindi anche loro hanno vissuto un tempo di estranità che è iniziato con una grande gelosia, mentre poi sono man mano diventati veramente fratelli complici, pensano l'uno all'altro, si difendono, si attaccano, eh, si confrontano e eh, che è ciò che fanno tutti i fratelli. Voi eh, avete una fede che comunque vi accompagna, vi ha accompagnato, allora poi ci racconterete un po' meglio anche come questa vi ha sostenuto, volevo ascoltare con voi le parole del Santo Padre in una catechesi, in un'udienza generale che ha dedicato appunto alla genitorialità, in particolare eh, toccando anche il tema, quello che significa l'adozione, con delle parole molto belle. Allora ascoltiamo mh, questa, un brano dall'udienza del 2 settembre del 2015. Quando gli affetti familiari si lasciano convertire alla testimonianza del Vangelo, diventano capaci di cose impensabili che fanno toccare con mano le opere di Dio, quelle opere che Dio compie nella storia, come quelle che Gesù ha compiuto per le uomini, le donne, i bambini che ha incontrato. Un solo sorriso, miracolosamente strapato, alla disperazione di un bambino abbandonato che ricomincia a vivere, ci spiega l'agire di Dio nel mondo più di mille trattati teologici. Un solo uomo e una sola donna, capaci di rischiare e di sacrificarsi per un figlio d'altri e non solo per il proprio, ci spiegano cose dell'amore che molti scienziati non comprendono più. E dove ci sono questi affetti familiari, vengono questi gesti dal cuore che ci parlano più forte delle parole, il gesto dell'amore. E questo fa pensare. Parole molto belle, quelle del Papa. Penso che le capite profondamente perché sulla vostra vita avete vissuto questa esperienza. Ma sicuramente l'esperienza del dono, l'esperienza per cui. Eh, a volte noi pensiamo che siamo noi a donarci a Lui. No? A volte un giorno scrivevo appunto nel diario che a forza di fare capriole in un angolo del mondo penseremo di meritare il paradiso. In realtà, noi siamo quelli che abbiamo ricevuto il dono perché una coppia che si ritrova nell'infertilità deve ripensare la propria progettualità e anche quale fecondità per la coppia, per risignificare no? il progetto iniziale. E quindi a quel punto o veramente riesci a cogliere che in quel dolore che ti viene incontro, che ti spiazza all'inizio, perché per noi è stato così, c'è un dono e il dono lo vedi in fondo quando arrivi ad un figlio, lo incontri e capisci che è prezioso, Oppure pensi di essere tu che fa un dono a lui, che gli offri qualcosa. Ecco tutto questo passaggio che, che ho tentato di condividere è proprio eh, quello che vive una coppia che, o che noi abbiamo vissuto. Il passare dal pensare in qualche modo eh, che sei tu che ti apri a pensare che il luce è un dono e che per quanto tu ti apri, ti metti in gioco, apri il cuore, sei quello che alla fine ricevi pienezza. Ricevi pienezza perché entri veramente nella tua vocazione, che è quella all'apertura, alla vita, all'amore, alla genitorialità. Sicur Anche se passi da un percorso che non ti aspetti all'inizio. Sicuramente non, non è una cosa che non ti aspetti e il Signore ci ha chiamato appunto a ragionare sulla differenza tra fertilità e fecondità. No? E quindi mh, sono belle le parole di, di, di Papa Francesco perché eh, ci dice come l'amore della coppia e in questo caso l'accoglienza di un bambino ci parla veramente profondamente dell'amore di Dio. E quindi proprio nello scrivere queste riflessioni che condividevamo con gli amici via internet, sono state poi delle persone che ci hanno detto ma le vostre riflessioni così vissute mentre appunto vivevamo un momento particolare sono belle e ci dicono delle cose e, le, e abbiamo visto che parlavano a coppie che hanno figli biologici, perché appunto anche l'adozione parla eh, veramente di che cos'è essere figli, essere genitori, parla a tutti di un'accoglienza di qualcuno che è per prima cosa figlio di Dio, quindi quell'accoglienza è, è la stessa che, che si riserva a un figlio biologico, in qualche maniera anche i genitori biologici devono scegliere il figlio che hanno generato nella carne, perché altrimenti se non me ne prendo cura eh, non è importante il fatto che sia stato generato, è il fatto che lo scelgo tutti i giorni, quindi la lozione parla profondamente di che cos'è. A genitorialità e come la fede perché voi oggi eh, testimoniate e quindi anche incoraggiate penso coppie che hanno che stanno per fare un percorso analogo quindi come la fede eh, vi ha aiutato in questo, in questo percorso allora sicuramente eh, la fede ci ha aiutato innanzitutto nel non andare in crisi nel momento in cui ci siamo accorti che quel dono che Dio ha fatto all'uomo, cioè di creare insieme a Lui l'umanità perché dai la vita fisicamente, a noi veniva negato. Non siamo un sine causa, quindi neanche a dire eh, trovo qualcosa e lo aggiusto perché l'inclinazione umana è metto mano, aggiusto no? le cose. Quindi ci siamo trovati che il Signore ci chiedeva di più che di capire, di accogliere, accogliere una chiamata diversa. E la fede ci ha aiutato proprio a risignificare ciò che stavamo vivendo. Mi viene in mente che quando si prepara, ci siamo preparati al matrimonio, no? poi c'è la formula, siete disposti ad accogliere i figli. Ecco, prima non avevamo mai pensato che il numero sarebbe stato zero nella carne. E secondo, in quel momento uno non si pone la domanda del come ce li darà Dio, che Dio vorrà donarvi, ma il come non c'è scritto. Quindi quando abbiamo scoperto il nostro come è stato un percorso. E in questo la fede ci ha dato sempre una certezza. Che eh, nel sacramento eh, la nostra coppia ci aveva un senso, a prescindere da quella che sarebbe stata poi la declinazione, no? la chiamata eh, concreta e quotidiana. E secondo che eh, in quel dolore eh, mi viene un po' in mente Giobbe no? nel momento in cui dice di conoscevo per sentito dire. Ecco, per noi il dolore è stato grande. Eh, sembra adesso chiaramente potremmo sembrare anche il mulino bianco: non lo siamo perché, come tutti i genitori, ci arrabbiamo, litighiamo, no? sbagliamo, ricominciamo i sensi di colpa, c'è tutto questo, e non lo siamo anche perché, appunto, c'è stato tutto il percorso che ci ha portato a questo. No? E non è che siamo stati così il giorno che l'abbiamo scoperto vabbè adesso cambiamo strada, siamo contenti. No, oggi testimoniamo qualcosa che viene da anni di cammino da un deserto grande no, nel anzi, quale però abbiamo incontrato eh, Dio? All'inizio c'è stata proprio la rabbia, in particolare da parte mia, no? perché proprio a noi, perché questa cosa non, non possiamo viverla, però continuando a eh, dialogare anche attraverso la rabbia col Signore, il Signore poi ci ha fatto capire qual era il disegno, che era diverso da quello che avevamo immaginato noi, quindi è stato molto importante non fermarci lì, non eh, vedere la coppia limitata a eh, quello che era successo, ma eh, che il nostro sacramento aveva comunque una, una vocazione alla fecondità che doveva trovare un'altra strada. Poi anche l'adozione non è una via scontata o alternativa a un figlio biologico, cioè ci sono tante vie alla fecondità, quindi anche quella è una strada da esplorare per capire se eh, c'è questa chiamata particolare. Allora siamo nei tempi, nel tempo delle festività, in prossimità del Natale. E abbiamo detto che questo amore parla, no? che sempre l'amore dei genitori parla dell'amore di Dio, in particolare questo tipo di amore mi viene in mente, come non pensare a San Giuseppe e alla Vergine Maria. Ascoltiamo un brano da una catechesi eh, del Papa, che, in cui parla della fest, nella festa della Santa Famiglia di Nazareth. Dall'esempio e della testimonianza della Santa Famiglia, Ogni famiglia può portare indicazioni preziose per lo stile e scelte di vita e può attingere forza e saggezza per il cammino di ogni giorno. La Madonna e San Giuseppe insegnano a cogliere i figli come dono di Dio, a generarli e educarli Cooperando in modo meraviglioso all'opera del Creatore e donando al mondo in ogni bambino un nuovo sorriso. Accogliere i figli come dono di Dio, eh, questo è per tutti i genitori il modello di Giuseppe e di Maria. Ti ha accompagnato, ti sta accompagnando. Allora, parlando di Maria, perché io sono appunto la mamma, devo dire che Maria c'è stato un momento che, che voglio condividere nel quale Maria per me è stata molto lontana, perché era il 2013, eravamo in Terra Santa, Nazareth, in un pellegrinaggio, quindi era già con noi Nicola. E quando i frati ci dissero alla grotta, ci lasciarono lì dove era stata l'annunciazione e ci dissero meditate no, sul brano di Luca. Lì il brano era che Maria concepì e diede alla luce, e lì per me è stato il momento in cui Maria è stata più lontana perché Maria concepiva e io non concepivo. Io già desideravo il secondo figlio e Giovanni non ancora, e quindi era come stare davanti a un muro in cui non capivo perché non, eh, non riuscivo a darmene ragione, anche se già c'era Nicola. E quindi in quel momento mi ricordo il dolore di quel giorno che si è chiuso con il dolore. Nel tempo però questo brano torna, ogni anno noi ci riconfrontiamo con questa eh, Sacra Famiglia e con Maria e Giuseppe e c'è stato un momento in cui ecco, il Signore mi ha dato veramente di capire questa cosa, que quel concepire che è, no? eh, con capio prendo dentro, no? e eh, l'accogliere no? che è un trattenere etimologicamente, in qualche modo c'avevano avevano qualcosa in comune, non erano uno biologico, uno spirituale, ma... Eh, anche una mamma adottiva è chiamata a concepire nel senso di generare dentro sé, perché deve fare spazio non nella pancia ma nella vita, nei progetti, eh, proprio mentalmente no? e nel cuore. E quindi ho iniziato a fare spazio e lì eh, Maria è diventata un grande dono, perché Maria è colui, è colei che prima concepisce e, e accoglie il progetto di Dio. Quindi io mi sono trovata ad accogliere pienamente il progetto di Dio e poi dalla luce. E il dare alla luce, soprattutto col secondo figlio, in alcuni momenti è significato strappare le tenebre tutti i giorni, dei ricordi che ha, dell'esperienza che ha fatto, delle attitudini che aveva, no? delle paure che ha portato con sé. E quindi Maria è diventata veramente eh, l'icona, l'esempio, eh, quella presenza che mi indica la strada come madre, che mi dice che cosa siamo chiamate a fare come madre, anche se poi la modalità è quella della mia storia. E quindi ri, ritornare davanti a lei ogni Natale, il camminare ogni giorno vicino, davanti a lei significa avere veramente una guida. Io non posso più parlare di Giuseppe, ehm, che per me è stata una figura molto importante anche nell'adozione. Eh, intanto mi sta simpatico perché non parla mai, tipo, però decide, fa, eh, è capace di fare discernimento. Eh, e che decisioni, eh? E che decisioni, appunto. Il suo sì, eh, cioè alla fine... Eh, dopo quello di Maria c'è il suo sì che gli permette di proteggere Maria, il bambino, quindi è molto importante. E lui dice sì a un bambino che non sa esattamente da dove viene, non è, non è il suo figlio nella carne, e quindi è veramente un sì di accoglienza eh, di, di questo bambino. E. Eh, Sicuramente è mh, molte volte una volta si diceva che eh, Giuseppe era il padre putativo, cioè in qualche modo faceva le funzioni, adesso si, si usa poco, perché è vero che Giuseppe è padre pienamente di, di Gesù e è padre adottivo se vogliamo, nel senso che pienamente lo fa suo, Gesù cresce con lui. Quindi per me eh, questa figura è stata molto importante, questa sua apertura di un disegno che è più grande di lui in cui però lui è pienamente il, il padre, gli dà il nome, no? gli dà la discendenza, è così anche nell'adozione, perché il bambino si inserisce pienamente nella, nella linea ereditaria, acquisisce tutto della famiglia che, che lo accoglie, quindi è, è molto bella questa, questa sua capacità di, di accogliere e quindi è stato per me un modello proprio rispetto a questa apertura che è della fede, perché l'accoglienza viene da, 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 questo, da questa visione più ampia. E, eh, mi colpiscono le vostre parole e la vostra sincerità perché penso che, insomma, che per tanti potrà essere anche spunto di riflessione, insomma, qualunque sia la loro, il loro stato di vita. E proseguiamo con un altro brano del Santo Padre, eh, un'udienza proprio eh, il 27 dicembre 2017, ancora parole sul Natale, sul dono di Gesù. Ascoltiamo. Ci possiamo chiedere allora che cosa significhi accogliere il dono di Dio che è Gesù. Come lui stesso ci ha insegnato con la sua vita, significa diventare quotidianamente un dono gratuito per coloro che si incontrano sulla propria strada. Ecco perché a Natale si scambiano i doni. Il vero dono per noi è Gesù. E come lui vogliamo essere dono per gli altri. E come noi vogliamo essere dono per gli altri, scambiamo dei doni come segno, come segnale di questo atteggiamento che ci insegna Gesù. Lui, inviato dal Padre, è stato dono per noi e noi siamo doni per gli altri. Parole bellissime in questo tempo di Natale che sono state anche un po' la traccia di questa vostra testimonianza, il dono che si riceve, che l'altro che è sempre diverso da noi è. Eh, siamo già agli ultimi minuti, Maria Rosaria. A me fa, fa venire in mente due cose. La prima, che, che il dono vero si vive ogni giorno, come genitori ogni giorno apprezziamo la presenza di Julio e ogni giorno siamo chiamati a donarci a Julio e, e poi una frase che, che sento profondamente mia che ho scritto in uno dei post in cui riflettevo che i figli non sono nostri ci sono donati da Dio per custodirli è grande la sua fiducia in noi se ci ha donato figli tanto fragili quindi accogliere un figlio fragile eh, o, un, o un figlio semplicemente è accogliere un gesto di fiducia di Dio verso di noi eh, sicuramente nel libro noi raccontiamo un momento molto particolare, straordinario, perché è quel mese in cui eravamo in Colombia, ma il dono più grande lo vediamo ne, nel quotidiano, nel senso che eh, sicuramente noi siamo un dono per i nostri figli, ma loro sono un dono grandissimo quando ogni giorno voglio dire, ci, ci chiedono a, 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 di, di donare la vita e, e in questo quotidiano, in questo sporcarsi e spendersi quotidiano, no? anche pensando alla Sacra Famiglia, in tutti quegli anni in cui vivevano, ogni giorno, lì eh, non, Gesù non si è incarnato direttamente, non so, in una figura pubblica, ma ha scelto di andare in una famiglia e tutti quegli anni passati lì hanno un significato. Ecco, mi piace pensare che eh, quel dono sta proprio nel vivere tutti i giorni con due figli che non potrei immaginare diversi, cioè la nostra storia è sicuramente particolare, ma oggi quando riguardo eh, non posso che ringraziare il Signore che sono loro, che sono con noi, che, che ci danno tantissimo e alla fine è, è un dono che non viene da noi, cioè non abbiamo fatto noi una cosa straordinaria, è il quotidiano che ci viene veramente donato. Qualcuno che, insomma poi questo titolo è così bello, qualcuno che atterra, no? È un dono che atterra dall'alto, in fondo già, già qui, sì, sì, sì. E che è il mistero anche dell'incarnazione della vita concreta che abbiamo. Mi piace la parola concreta, mi piace la parola quotidiana che sento perché il rischio è di pensare che i genitori adottivi siano straordinari o sì. che la vita sia tutta a quel punto, come dicevo prima, un mulino bianco. Siamo assolutamente normali, assolutamente fatti di cadute e momenti belli, di fatiche, però veramente riconoscere che qual è la genesi, la sorgente del nostro incontro con il nostro figlio, quello, sì, quello fa la differenza. Grazie Maria Rosaria, grazie Giovanni per la vostra sincerità, grazie per la vostra testimonianza che insomma è caduta proprio nel momento giusto, questa prossimità del Natale, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, a voi tutti buon proseguimento.